L'operazione Frontiera ha fatto riemergere in tutta la sua gravità l'urgenza di trovare una soluzione definitiva al problema, a cui già da molti anni prima l'amministrazione del già sindaco, consigliere regionale Aieta e ora con il primo cittadino Aita stavano lavorando, scontrandosi con una burocrazia lenta, formalismi di sorta, ma soprattutto contro quel silente consenso che per timore e per costrizione fino ad oggi l'ha fatta da padrone, facendo dissertare le diverse manifestazioni di interesse proposte dal comune. L'arresto del boss ha però dato quella spinta giusta e anche quel coraggio, così come l'ha definita lo stesso sindaco, di riunirsi e cercare una soluzione attraverso la costituzione di un'associazione dei pescatori, a cui è stata affidata pro tempore la gestione del mercato ittico. Accorato l'intervento di chiusura del vice sindaco Fabio Angilica. La città nei momenti difficili fa quadrato e lo fa perché capisce che quel vulnus deve essere immediatamente riempito. È vero che l'affidamento ha carattere temporaneo, con una scadenza ben precisa, il 31 di marzo, è vero, ma come dicevo ha un valore particolarmente simbolico perché quella struttura, quell'attività viene restituita a chi è protagonista della vita, a chi ha il diritto di vivere della. Tutti i presenti al Consiglio Comunale hanno gridato a gran voce il no all'illegalità, un plauso congiunto alle forze dell'ordine e alla magistratura e soprattutto messo in risalto che ora la città come una sfinge deve riemergere. Nella convinzione stavolta che proprio grazie a quel clima di fiducia che le forze dell'ordine, che ringraziamo, che la magistratura, che non ci stancheremo mai di ringraziare perché fa sentire sempre la sua presenza, è importante in questa comunità, quel clima di fiducia che hanno contribuito a realizzare, a creare con questa operazione. Siccome si sente nell'aria che qualcosa sta cambiando, allora adesso è il momento di portare avanti. E lo facciamo attraverso questa associazione, lo facciamo attraverso gli impegni, gli atti che oggi questo Consiglio consuma, atti storici. Lo facciamo perché siamo convinti che questa città sia finalmente matura, che sia, abbia gli anticorpi tali da consentirgli di chiudere definitivamente una parentesi difficile, una parentesi drammatica,